7 dicembre, Nuvola di Fuxas, Roma. Presenteremo un romanzo di Gianluca Campagna. Cosa? Marco Russo che mi accompagna con la fisarmonica rouge, il profumo dell'ultimo tempo. Oh, fantastico. Questo unione. Di cosa parla sto romanzo? Siamo in Argentina, 1978, mondiale di calcio sotto il regime dittatoriale di Videla. Ci sono i desaparecidos, gli oppositori che vengono prelevati a casa, fatti sparire nel nulla, e poi ci sono i voli della morte, le madres, la guerra se le plaza dei bacio, che girano attorno all'obelisco. E il Cavalcanti chi è? Cavalcanti viene nel 2018, 40 anni dopo i mondiali di calcio. José Cavalcanti, questo detective privato che indaga sulla sparizione di altri bambini e scoprirà che c'è un legame che unisce questi bambini, che sono tutti nipoti di elementi appartenenti alla giunta militare. Chi li ha rapiti, chi li ha sequestrati, esatto. Perché li mantengono segregati in sordide celle, qual è il destino che li attende? Questo lo scopriremo quando, leggendo, esatto, e tu mi accompagnerai con la musica. E quindi musicalmente fondamentalmente farò questo viaggio tra il tango, se vogliamo quello originale, quello di Gardel, fino a toccare chi ha rotto questi stilemi del tango, che è stato Piazzolla, perché è proprio un romanzo di rottura. Sì, e tant'è che si respirano le arie di Astor Piazzolla in tutte le righe, le pieghe del romanzo, perché i romanzi, tornando ad essere un attimo seri, Marco, perché noi siamo persone serissime, è che i romanzi devono contenere tre elementi fondamentali, secondo il mio modesto parere. Uno, devono essere sicuramente un elemento di evasione, di cercare di appassionare il lettore. Poi devono documentare la realtà per come quella è e per come ci insegna il giornalismo, cercare di renderla più verosimile possibile rispetto alla realtà che ci circonda. E poi la cosa fondamentale è che non è qualcosa di denuncia, qualcosa di rottura, qualcosa che ti fa riflettere e comunque sensibilizzi fortemente le coscienze. Vi aspettiamo il 7 dicembre con la diffusa Stand 05 all'Euro. Ciao. It's bad.